Pronto! Grande Vittorio Sgarbi, come stai? Ma che hai mollato? Ah, stai facendo una seduta di gabinetto? Sì, nel bagno tuo però. Quanto mi mancano quei video che facevi, eh? Come definirli? Quei video cool, culturali mentre stavi seduto sulla tazza. A proposito di tazza, questa mattina, mentre facevo anch'io una seduta di gabinetto, ho letto che ci sono delle indagini su di te. Ad esempio, che non hai pagato 715.000 euro di debiti con le agenzie delle entrate. Una cazzata, Vittò! Soldi spicci! Tutte cose non vere, giusto? Come gli impicci della Santanchè e dell'onorevole La Russa. Tutte cose false! Certo che pure voi gli state dando la mano a Giorgia Meloni, eh? Perde più tempo con gli impicci che fate voi del governo che con i problemi degli italiani. Il più pulito c'ha la rogna. No, che cosa hai capito? Volevo dire, mi sono sbagliato, volevo dire è una gogna. Una gogna mediatica. Un complotto, Vittò. Sì, il complotto del codice penale. Ecco perché volete fare riforma, eh? Tutte cose non vere, giusto, diciamolo. Ma se fossero vere, cosa che non lo sono, io penserei seriamente ad un allargamento della banda. E scusa, volevo dire del governo. Se potete mettere, ti do qualche suggerimento, proprio nome caldo di questi giorni, come ministro dello sport, Fabrizio Corona, che c'ha una fedina penale, niente male, il curriculum perfetto per fare il politico in Italia. Poi, peccato che è morto perché sennò ci avrei messo alla giustizia Messina Denaro. Ho letto anche un'altra cosa non vera. Ad esempio che ha acquistato un quadro dal valore di 148.000 euro che però si è aggiudicato all'asta la tua fidanzata ma con i soldi di una terza persona. Tutto questo per sottrarre i soldi al fisco. Hai fatto il gioco delle tre carte, solo che il pacco l'hai dato agli italiani. Certo che fa ridere, eh. Tu per non pagare le tasse fai gli impicci e ti attacchi al quadro, mentre gli italiani che non riescono a pagare le bollette glielo staccano il quadro. Quello elettrico però, Vittò. Ho letto anche che hai guadagnato dei soldi con delle consulenze incompatibili con il tuo ruolo da sottosegretario. Tutte cose non vere, certo, come tutte quelle condanne non vere che hai avuto. Guarda, te ne leggo soltanto alcune, poi mi dici te. Allora, condannato per il reato di falso e truffa aggravata e continua ai danni dello Stato. Sì, poi produzione di documenti falsi, assenteismo, diffamazione e ingiurie varie. Ti manca soltanto la rapina a mano armata, Vittò. Sì, lo so che sei contro le armi, ma contro le rapine no, però. Ma parliamo di arte, che almeno lì sei preparato. Senti, ma qual è il tuo pittore preferito? Rubens. Pronto, Vittò? Ma stavo a scherzare! Era solo una battuta! E niente, ha attaccato.